Allora partiamo con l'interrogazione numero 180, interrogante il consigliere Lionelli, indirizzata all'assessore Paparelli sul futuro della Film Commission regionale. La Film Commission è stata riattivata in Umbria a seguito dell'approvazione anche della mozione 254 approvata il 12 gennaio 2016 che chiese di riattivare la Film Commission regionale, tenuto conto che le Film Commission rappresentano un efficace strumento di marketing territoriale a sostegno e incentivazione delle produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive con l'obiettivo di promuovere sia l'immagine e la visibilità della regione sia anche di sviluppare le attività produttive. Non dimentichiamo che tante regioni sulle Film Commission hanno costruito le loro fortune, una per esempio è la Puglia, un altro è il Trentino Alto Adige. Fate caso a quante produzioni cinematografiche italiane sono state prodotte in questi anni proprio in queste regioni. È chiaro che la produzione cinematografica, il film, la serie TV rappresenta luoghi, ambienti, paesaggi che poi chiaramente vengono veicolati in tutto il paese, se non anche all'estero, quando abbiamo la possibilità di produrre, appunto, quantomeno di coprodurre o di essere il sito della produzione di una produzione internazionale. Tra pochi giorni, per esempio, uscirà Il nome della rosa, che è stata girata nella nostra regione, a Perugia, ma anche a Bevagna e in altre città, una produzione appunto internazionale. Considerato che in data 23 febbraio 2018 è stata formalmente riattivata la Film Commission con l'assegnazione allo studio Lumière, che fu il vincitore a seguito di un ricorso, ma insomma di un appalto di 87.000 euro per la fornitura di servizi e attività di supporto. Ricordato che da quando è stata riattivata la Film Commission si sono decuplicate le produzioni in Umbria, sia italiane che straniere, con film e serie TV di larga diffusione. Questo è un elemento abbastanza sotto gli occhi di tutti e difficilmente contestabile, direi. E visto che in quella mozione però si impegnava la Giunta regionale al fine di costituire una fondazione di partecipazione capace di attrarre investimenti pubblici e privati al pari delle altre realtà regionali di Film Commission riconosciute come best practice, cioè la sensazione che le Film Commission hanno tanta potenzialità quanto appunto siano anche gli investimenti che vengono canalizzati lì dentro. È evidente che una Film Commission sostenuta esclusivamente da investimenti pubblici, e quindi diciamo come ufficio o come gestione in appalto o a seguito di un finanziamento alla regione temporaneo, comunque non può assicurare quella portata di investimenti che invece assicurano quelle che sono a partecipazione sia pubblica che privata, quindi comuni ma anche realtà private come appunto quella della Puglia. Valutato a quanto emerge in giunta regionale, si starebbe per pubblicare il bando relativo alla costruzione della fondazione. Il tema però dell'interrogazione è che il 22 febbraio scade il contratto con lo studio Lumière, che sarebbe quella ATI o comunque sia quella realtà che in appalto gestisce tecnicamente la Film Commission, cioè che praticamente quando ci sono le produzioni sta sul posto, è il servizio di supporto per le produzioni stesse. Non tutti magari conoscono l'ambiente, anch'io lo conosco marginalmente, ma ho avuto modo di starci. C'è una richiesta, no? Spesso anche della produzione che gira nel tuo territorio, di un supporto tecnico immediato, che può essere dai costumi fino a determinate tipologie di comparse, fino a determinati macchinari, cioè serve un approccio abbastanza immediato, per cui fino ad oggi il lato positivo della Film Commission Umbria è stata che, pur non avendo un quantitativo di risorse spropositato, però assicurava questo servizio di supporto di fatto alle produzioni che venivano a girare nella nostra regione. Quindi il 22 febbraio scade il contratto e dunque, in costanza di costituzione della fondazione, il rischio è quello di interrompere il servizio operativo in appoggio alle produzioni, veicolando peraltro presso gli operatori del cinema nazionale e internazionale il messaggio di sospensione
di lavoro della Film Commission, con rischio concreto di azzerare i progressi fatti in questi mesi. Peraltro è in corso di costruzione un'associazione dei mestieri del cinema, per cui praticamente tutti, no, si è costituita di fatto, quindi tutti coloro che hanno capacità tecnica, da chi sa usare la macchina da presa, al fonico, alle sarte, a chi diciamo ha altro tipo di competenza, sono riuniti in uno stesso contenitore umbro, proprio per essere maggiormente di supporto. Cioè, in definitiva, io temo, e il rischio che vedo, e quindi volevo capire come la Regione intende affrontare questo tipo di situazione, che nella fase di costanza della costituzione della fondazione stessa si possa dare un messaggio di interruzione del lavoro, di cessazione dell'operato della Film Commission. Questo, in un mondo come quello appunto del cinema, rischia di produrre un effetto negativo, perché la sensazione è che appunto si sia fermato quel lavoro, per cui quando poi vai a ripartire a zero i progressi fatti in questi mesi, riparti da zero. Quindi volevo capire, appunto, verificato tutto questo, come la Giunta regionale intende operare in costanza di costruzione della fondazione, considerato la necessità di fornire un appoggio concreto e operativo alle produzioni, ove non venisse appunto prorogato temporaneamente il rapporto con Lumière. Assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente. Ma io credo che vada scritto a merito di questa Giunta regionale e della maggioranza il fatto di aver ripreso dal 2015 in mano la vicenda della Film Commission regionale, che dopo la legge precedente, che l'aveva diciamo attribuite le funzioni senza risorse a Sviluppo Umbria, era stata diciamo tenuta in stand by. E voglio evidenziare preliminarmente che con la DGR 650 del 13 giugno 2016 il servizio turismo è stato individuato anche quale titolare delle attività della Film Commission, tanto che è stata costituita una sezione apposita e successivamente ne sono state integrate in tal senso la dizione e le competenze. Questa volontà è stata ribadita con la legge regionale numero 8 del 10 luglio 2017, laddove le disposizioni in materia di Film Commission sono state incluse nella legislazione turistica regionale. La volontà del legislatore è quella di considerare l'attività cinematografica e audiovisiva in genere, non avendo noi fondi per l'audiovisivo per sostenere diciamo le imprese cinematografiche tout court, come elemento fondamentale per la promozione turistica del territorio, sia in termini generali che in termini più specifici, alla luce del sempre maggior peso del cosiddetto cineturismo come forma di turismo che si reca nei luoghi utilizzati per le riprese di un film o di una serie televisiva. A questa finalità si aggiunge quella di attrarre le produzioni sul territorio e conseguentemente capitalizzare la loro presenza in termini economici e turistici. Dal 2016 al 2018 il nostro servizio regionale ha cofinanziato e supportato le seguenti produzioni cinematografiche: dalla fiction di Don Matteo con la location di Spoleto, alla fiction Sara e Marti, edizione 2018, edizione 2019, Disney Channel, Rai Gulp, dedicata a un pubblico giovane con la location di Bevagna, Il sogno di Francesco, il film con protagonista Elio Germano, due puntate di Linea Verde, Rai 1, il film In arte Nino, la fiction sulla vita diciamo di Luca Manfredi, girato a Terni a Spoleto, il Cinema da Mare 2018, il Festival con la location di Foligno, Viaggi del Cuore con Rete 4 e Cucina Italiana, il film che presenteremo a Spoleto il 19 di David Copperman con protagonista Luca Argentero, Nati due volte, il film girato a Foligno con Fabio Togliano e Euridice Axen, Il nome della rosa, altre cose che ricordate dal consigliere Leonelli. Sulla scorta di ciò, nelle more di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale che prevede la costituzione della Umbria Film Commission, è stata indetta come fondazione di partecipazione, è stata indetta una procedura di evidenza pubblica finalizzata temporaneamente e in via sperimentale all'acquisizione dei servizi di supporto operativo all'attività della Film Commission, che è una sezione del servizio turismo della Regione. Procedura che si concluse con l'affidamento di questi servizi alla cooperativa Studio Lumière, con contratto sottoscritto il 23 febbraio 2018 e per la durata di 12 mesi,
scaduti appunto che scadranno il 23 febbraio. In proposito si sottolinea che lo studio Lumiere, pur essendo arrivato terzo in graduatoria, si è aggiudicato l'appalto a seguito di ricorso, in quanto le prime due partecipanti alla gara avevano commesso degli errori formali non presentando il piano di sicurezza. Lo studio Lumiere ha oggi proposto esclusivamente alla Regione cortometraggi e scene di film da girare in Umbria, ma non ha proposto alcuna produzione cinematografica che preveda quale location principale la nostra Regione. Medio tempore, in ottemperanza alla legge regionale 8/2017, con DGR 443 del 7 maggio 2018, la Giunta ha adottato lo schema di statuto della Fondazione di Partecipazione, successivamente approvato con modifiche con DGR il 10 dicembre 2018. Le modifiche si sono rese necessarie a questo tempo alla luce degli approfondimenti effettuati conseguentemente all'approvazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e turismo del 25 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a marzo 2018, e alle successive interpretazioni fornite dalla sentenza emessa a sezioni riunite dalla Suprema Corte numero 2584 del 2 febbraio 2018. Questa sentenza, non riferita direttamente all'argomento di cui tratta, si è comunque determinato la limitazione della partecipazione alle fondazioni, quali soci fondatori, ai soli soggetti pubblici, e gli approfondimenti si sono resi necessari anche con la Film Commission nazionale per determinare l'opportunità dell'applicazione di questa norma alla nostra Film Commission regionale e alle altre Film Commission, ovviamente. Si fa presente che l'avviso esplorativo per la ricerca e il vaglio di manifestazioni di interesse a partecipare alla Fondazione Umbria Film Commission e a contribuire ai relativi fondi di dotazione e di gestione è stato pubblicato in via definitiva il 30 gennaio di quest'anno e il termine scadrà il 45° giorno successivo alla pubblicazione del bando, quindi il 16 marzo, qualche settimana dopo la scadenza del contratto stipulato con la società cooperativa Studio Lumiere. Non appare quindi opportuno, a nostro avviso, precostituire situazioni che condizionano l'autonomia decisionale della costituenda fondazione alla quale sarà demandata ogni decisione in ordine alla gestione dell'attività di supporto della stessa, potendo noi supperire nel frattempo con le risorse interne, come abbiamo fatto in questo anno, affiancando tutte le produzioni cinematografiche di cui ho fatto riferimento. Per quanto riguarda le specifiche attività svolte nel corso del 2017-18, nel 2017 abbiamo approvato il 6 novembre il piano di stralcio di azioni per l'attività della Film Commission 17, che sono state tutte realizzate: l'adozione del logo, l'adesione all'Associazione Nazionale delle Film Commission regionali, l'implementazione e l'aggiornamento del sito Italy for Movies, un progetto stralcio per il 18 comprendente tra l'altro la predisposizione di materiale dedicato all'attività di coordinamento tra i vari festival del cinema regionali e la predisposizione degli atti per la costituzione della fondazione, oltre all'attività di promozionale che abbiamo dovuto registrare e svolgere all'interno delle fiction Don Matteo 11 e Sara e Marti. Il 20 luglio del 2018 abbiamo approvato l'atto con recante attività Umbria Film Commission 2018, primo stralcio, collaborazione a produzione ed eventi, primo stralcio 2018, che prevedeva di valutare la collaborazione successivamente andata a buon fine ai fini della promozione turistica dell'Umbria e di alcune promozioni cinematografiche che ho testé ricordato. Il 21, quindi la prossima settimana, è fissato l'incontro definitivo con le fondazioni bancarie, con l'ANCI, con l'UBI e le Camere di Commercio per sancire la loro possibile adesione alla fondazione. Qualora la loro adesione si realizzasse, saranno in condizione di sintesi, ho finito, entro i tempi di poter costituire i tempi previsti la fondazione, diciamo, di partecipazione. Qualora questa partecipazione non si realizzasse, ovviamente saremo in grado di valutare per l'epoca soluzioni alternative che al momento abbiamo già valutato e che teniamo come in seconda battuta, perché la legge regionale ci impone in prima battuta di esperire tutti i tentativi per mettere in campo la fondazione di partecipazione. Consigliere Lonelli, recupera un po' il tempo dicendo sì o no magari. Ma non è semplice, Presidente, perché sinceramente a me la risposta della Giunta per bocca assessore non soddisfa. Non soddisfa perché la risposta rimane in evasa, cioè io chiedo come intende gestire la fase
di transizione su una fondazione che, diciamo, è in via di formazione, ma rispetto alla quale non sappiamo neanche se verrà costruito o meno, perché poi abbiamo la scadenza al 16 marzo. Il tema è che io non vedo nulla di precostituito se si dovesse fare, come forse insomma poteva essere opportuno, una proroga breve a chi ha gestito fino adesso, almeno diciamo di tre... Faccia parlare. Mi faccia... Sì, non mi interrompa. Bene, detto questo però, il tema che rimane in evaso è che se veramente noi pensiamo di mandare su i territori dove ci sono le produzioni e girano materialmente il film quella mattina la dirigente della regione o il responsabile della Film Commission che, diciamo, si occupa di portare le macchine, di gestire le comparse, rischiamo, secondo me, di prendere una buccia di banana, perché neanche ci rendiamo conto di quello di cui si parla. Io penso che la regione abbia tutte le forme e le modalità di gestire in fase transitoria questa vicenda, può prorogare, non c'è una soddisfazione del rapporto con chi oggi ha gestito l'attività di supporto, ci sono state contestazioni al lavoro in questi mesi, non lo so, verificheremo, questo è un rapporto tra la giunta e diciamo la società, per cui non è che fare un'altra poteva adottare un'altra soluzione, ma lasciare completamente scoperta la fase che io prevedo comunque sarà di 2, 3, 4, 5 mesi, no? Ammesso e non concesso che la fondazione trovi poi soddisfazione, perché poi chiaramente non dipende esclusivamente da noi, io penso che sia un rischio significativo. E sinceramente non vedo come il direttore o il dirigente possa andare sul set a fare un lavoro che solo chi fa tecnicamente questo lavoro è in grado di fare. Quindi questa cosa, ribadisco, non convince. Vedo un rischio grosso rispetto al messaggio che possiamo dare all'esterno, e cioè al mondo del cinema. Spero di sbagliarmi, ma è evidente che ad oggi la risposta non mi soddisfa, non mi soddisfa per nulla, insomma, rispetto a questo tema, cioè il medio tempore tra oggi e la costruzione, cioè le produzioni che verranno in Umbria a marzo, chi ci va sul set? Vabbè, vedremo, spero di sbagliarmi, assessore, detto questo non condivido affatto la strategia. Va bene, non scappi, assessore, c'è un'altra interrogazione, la numero 181, oggi lei sarà protagonista assoluto della seduta. Allora, interrogazione presentata dal consigliere Fiorini su crisi industriale Terni Industry, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Con questa interrogazione chiedo risposte in merito al futuro di 15 lavoratori, ma soprattutto di 15 famiglie del Ternano che si ritrovano oggi senza stipendio e senza ammortizzatori sociali. La situazione per loro è precipitata a gennaio 2019, quando è stato dichiarato il fallimento della Terni Industry, ex Neofil, azienda del settore chimico con sede a Terni. Si parla anche di mensilità arretrate, non retribuite, per circa 10.000 euro a testa. Immaginate voi 15 famiglie senza stipendio e senza ammortizzatori per andare avanti, la difficoltà che possono incontrare. Quindi chiedo alla Giunta se ci sono notizie in merito a questa questione e soprattutto a riguardo il futuro di questi lavoratori. Chiedo un altro aspetto importante di approfondire che riguarda i finanziamenti regionali che nel 2015 sono stati concessi alla ex Neofil attraverso Sviluppo Umbria. Si tratta di circa 1,4 milioni di euro per sostenere l'ammodernamento degli impianti e il rilancio della produzione in termini quantitativi e qualitativi. Finanziamenti che erano vincolati dalla presentazione di progetti
e rendicontazioni da parte dell'azienda stessa. Credo sia questo un particolare da approfondire. Nel 2015 vengono elargiti 1,4 milioni di euro di soldi pubblici per rilanciare un'azienda e tre anni dopo questa azienda fallisce, mettendo con il culo a terra 15 famiglie. Non lo trovo assolutamente normale e credo che usiamo termini magari meno forti, il consigliere Fiorino. Che intenzioni ha la Giunta? Grazie. Assessore allora, Paparelli. La Terni Industri Gianeofil SRL è un'azienda che produceva filo di propilene insediata nel polo chimico che nasce nel 2013 a seguito della positiva conclusione della procedura di amministrazione straordinaria da Prodi Bis, cui erano state ammesse la Meraclon SPA e la Meraclon Yarn SRL. La Neofil fu sottoposta a un periodo di sorveglianza scaduto il 6 novembre 2015 in cui il commissario straordinario, l'avvocato Discepolo, stilò una relazione conclusiva sull'andamento della Neofil stessa che fu presentato al MISE, dalla quale si evinceva che seppure in un quadro di difficoltà vi erano le condizioni per il proseguimento delle attività industriali. In questo quadro, il 4 febbraio 2015, è stata presentata da parte di Neofil a Sviluppumbria S.P.A., soggetto gestore, la domanda di ammissione alle agevolazioni previste di cui al Fondo di Ingegneria Finanziaria, al Fondo per Mutui, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Con lettera del 9 marzo 2015, sempre Sviluppumbria comunicava che la stessa era ammessa a finanziamento per i complessivi 1.400.000 che testé ricordava il consigliere Fiorini. Con comunicazione del 18 marzo da parte di Neofil veniva accettato il finanziamento. Il 9 luglio veniva stipulato un contratto di finanziamento per la concessione delle agevolazioni, sempre 2015. Nel contratto venivano specificati gli obblighi della beneficiaria e i casi di revoca delle agevolazioni previsti dagli articoli 8 e 9 del contratto stesso e 14 e 17 dell'avviso pubblico. E veniva allegato anche il piano di ammortamento nominale con indicazione dell'importo trimestrale delle rate di rientro del debito. Il finanziamento veniva erogato in tre tranche, il 20 luglio la prima tranche di 462.000 euro, il 5 agosto la seconda tranche, la terza tranche il 16 di settembre. Il 19 novembre Sviluppumbria effettuava un controllo in loco di cui redigeva rapporto di controllo il cui esito risultava al momento regolare. Il 18 maggio 2017 la Neofil comunicava a Sviluppumbria la variazione della propria denominazione Interni Industri, mantenendo invariate compagine sociale, partita IVA, sede legale e recapiti. Terni Industri iniziava il pagamento delle rate previste dal piano di rientro, ma dopo aver pagato le prime tre rate per un importo complessivo a 148.366,62, interrompeva il pagamento. A seguito del mancato pagamento delle rate 4 e 5 con delibera del CDA del 6 settembre, quindi immediata, Sviluppumbria provvedeva, coerentemente con le previsioni del contratto, alla revoca delle agevolazioni. La succitata revoca veniva comunicata a Terni Industri con lettera del 20 settembre 2017, con la quale veniva diffidata la stessa Terni Industri alla restituzione del finanziamento ricevuto pari a 1.334, così composto 1.261.568 debito residuo e 82.672 di interessi. A seguito della mancata restituzione, Sviluppumbria inviava alla Terni Industri in data 26 ottobre la diffida di pagamento entro 15 giorni, indicando che il mancato pagamento avrebbe determinato l'attivazione di tutte le azioni legali inerenti il succitato credito. Stante la persistenza dell'inadempimento, veniva conferito incarico per il recupero allo studio legale avvocato Tarantini, che in data 5 gennaio 2018 ha depositato presso il Tribunale di Perugia ricorso per ingiunzione. Il 18 gennaio il Tribunale di Perugia ha emesso nei confronti della Terni Industri il decreto di ingiunzione di pagamento. Non avendo la Terni Industri proposto opposizione entro i termini, si è proceduto alla richiesta della sua esecutività e alla relativa registrazione. La documentazione e le perizie a supporto delle suddette azioni sono disponibili presso la Sviluppumbria S.p.A., soggetto gestore della misura di riferimento. Si rileva tra l'altro che il 28 giugno la Terni Industri veniva cancellata dal registro delle imprese di Terni e trasferita nella provincia di Roma.
In data 7 aprile Terni Industri 2018 ha presentato al Tribunale ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. In data 11 gennaio 2019 il Tribunale di Terni ha dichiarato il fallimento della Terni Industri ai sensi dell'articolo 92 della legislazione fallimentare. In questo quadro si stanno attivando le procedure per il riconoscimento, in base al Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018, articolo 25, le disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria, l'accesso per i lavoratori alla erogazione della cassa integrazione straordinaria per un massimo di 12 mesi. Quindi questa è una prima risposta che saremo in condizioni di dare grazie alla recente, diciamo, delibera fatta dalla Giunta regionale con cui abbiamo esteso la cassa integrazione e benefici di Umbria Attiva anche ai lavoratori delle aziende in fallimento che oggi possono accedere a questi benefici. Quindi avranno 12 mesi di cassa integrazione. Il relativo accordo sarà sottoscritto in sede ministeriale e la Regione in quel contesto si impegnerà alla definizione della somministrazione di un piano di politiche attive utile a facilitare la ricollocazione dei lavoratori. Peraltro, nel quadro delle premialità individuate per le imprese che hanno fatto e che faranno richiesta di contributo a valere sugli strumenti previsti dall'area di crisi complessa Terni-Narni, che prevedono assunzione di nuovi lavoratori, insistono anche i lavoratori e le lavoratrici di Terni Industri, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Decreto Legislativo 150. Quindi chi assumerà tutte le aziende dell'area di crisi che faranno nuove assunzioni e che prenderanno da questo elenco i lavoratori, cui afferiscono anche i lavoratori di Terni Industri, in quanto proveniente da sede operative di aziende cessate in procedura concorsuali, avranno dei benefici non solo in termini di finanziamenti di fondo perduto sulla legge 181, ma per quello che ci riguarda anche finanziamenti di ulteriori, diciamo, premialità per la riassunzione di queste persone, per cui abbiamo previsto anche delle doti, diciamo, finanziarie a cui le industrie possono attingere. Quindi avremo due strumenti, la cassa integrazione per 12 mesi da un lato e le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro con le facilitazioni che il programma Umbria Attiva prevede. Per quello che riguarda, diciamo, la firma, spero che il Ministero, diciamo, guida giallo-verde, ci dia le condizioni per poterlo realizzare nel più breve tempo possibile. Grazie. Per la replica, consigliere Fiorini. Grazie Presidente, ma stando così le cose, da come illustrava l'assessore Paparelli, ho sentito belle parole, spero che poi seguiranno i fatti, però voglio puntualizzare soprattutto un fatto e poi chiedere un impegno anche all'assessore stesso. Puntualizzo il discorso che secondo me in Umbria è ora di farla finita di erogare soldi a scatole cinesi, che secondo me queste sono scatole cinesi che poi i soldi svaniscono nel nulla, poi non pagano, poi a rimetterci sono alla fine i cittadini, dunque i 15 dipendenti, dunque le 15 famiglie. Chi ha controllato, chi doveva controllare, non so se ha fatto il proprio dovere, ma sicuramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato, dunque bisogna mettere più attenzione quando si danno contributi, ma soprattutto adesso bisogna tutelare queste famiglie. Tutelare queste famiglie, è qui che chiedo anche l'impegno dell'assessore. C'è un'azienda che oggi è sana, che si chiama La Cantara. Io propongo e chiedo, risottolineo, l'impegno dell'assessore affinché queste 15 persone siano ricollocate all'interno di questa azienda che deve assumere personale. No, questa azienda deve assumere, considerando le condizioni, si può fare, chiedere, no, di salvare 15 famiglie. Perché
Oltretutto che non sono con gli ammortizzatori sociali, ricordo, risottolineo, che sono indietro di circa 8 mensilità, perché devono prendere 10.000 euro di arretrato a dipendente. Io chiedo questo impegno perché volere e potere, considerando che l'azienda deve fare delle assunzioni, noi possiamo anche proporre, io ci metto la faccia, non mi vergogno, perché se questo no, fa una, no, chiedere, scusate, è un'azienda privata, deve fare le assunzioni, noi possiamo dire la situazione che vivono queste famiglie, non è pubblica, è privata. No, però considerando per salvare 15 famiglie, io credo... Va bene, però non apriamo un dibattito, deve rispondere soltanto. Se questo è il reato, io commetto il reato, tanto non è un problema, però cerco di salvaguardare 15 famiglie, grazie.